One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. China, Japan, Pakistan, India. È qui che millenni e millenni fa si beveva già il tè, perché questa è l'area, è la zona geografica dove nasce spontaneamente la Camellia sinensis, ovvero la pianta da cui poi si produce il tè. E la tradizione vuole che qualche millennio fa un imperatore cinese aveva necessità di raffreddare una ciotola di acqua bollente, per cui la mette nel suo giardino e siccome c'era un po' di venticello, cadde in questa ciotola di acqua bollente qualche fogliolina di Camellia sinensis. In realtà quello fu il primo infuso di tè. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo i primi cenni della presenza del tè già nel 1660, perché il re d'Inghilterra, Carlo II, era un grande appassionato di tè, era un grande bevitore di tè insieme a sua moglie. Non pensate che oggi si beva il tè in Inghilterra soltanto tra le 4 o le 5 del pomeriggio. Il tè accompagna il breakfast inglese, la colazione. Il tè lo possiamo bere verso le 11, mezzogiorno, durante un brunch. Il tè lo beviamo nel primo pomeriggio, verso le 4 o le 5. Il tè lo possiamo bere verso le 6 o le 7, in quel caso abbiamo un high tea. Un'altra cosa molto interessante da sottolineare sono le diverse tipologie di tè. Ci sono 5 tipologie di tè di base: black tea, green tea, oolong tea, pu'er tea e white tea. Ovviamente ogni tipologia dipende dal tipo di fermentazione. Perché? Perché il tè si ricava dalla fermentazione delle foglie. Per quanto riguarda il tè bianco, la fermentazione si anticipa al bocciolo, alla gemma che è bianca. Insomma, quanta storia!